fiamme gialle come Antonietta Di Martino. Ultimo tentativo per il primato italiano da migliorare nel salto in alto 2-0-2. Di recente è tornata in pedana anche Antonella Bevilacqua, che ha qualche annetto ma ancora continua a saltare, ha saltato un 83. Un'altra, la prima atleta a provare a scalzare dal record italiano. Sì! 2-0-2! Fantastico! 2-0-2! Dicevo che il serbatoio della concentrazione sembrava essere venuto meno. No! Non fate i conti con Antonietta Di Martino. Fantastico! Che soddisfazione per lei e che gara! Sara, ci dispiace, fai parte della storia. Rimarrà sempre nella storia Sara Simeoni col suo 2-0-1, due volte record del mondo allora, nel quel magico 78, prima a Brescia, poi a Praga, e adesso Antonietta Di Martino ha deciso di fare virgola e a capo. Non si può dire punto e a capo perché non si mette mai un punto dietro a Sara Simeoni. Antonietta Di Martino, 1,69 m, adesso fa anche una specie di record nazionale di differenziale statura e altezza saltata, 2,02 m, 1,98 nel 2001 per lei, se si temeva fosse persa per l'atletica di altissimo livello. Anche qui lo stacco probabilmente perfettibile, tocca un po' l'asticella. Non piangere, ed ecco l'abbraccio con Kajsa Bergqvist, facile alla lacrima, come del resto facile alla lacrima era leggendaria Sara Simeoni. Teniamo ancora qualcosina dentro per provarci quantomeno, anche se sarà davvero difficile, dopo che in un colpo solo sono arrivati 2 metri, che sono misura che danno sempre una scarica di adrenalina in più del solito, proprio per quell'essere rotonda, misura rotonda. Abbiamo visto la